li date una decina di milioni di dollari? Veramente buoni. Presa bene, girando tutti sti posti. Inizi a capire perché sia l'unico posto vuoto là dentro. Ti ricordi prima ti ho detto la zona degli youtuber dove registrano? Questo qua è il Chelsea Market a New York, un mercato in realtà anche piuttosto turistico, cioè diventato col tempo, ma che alle spalle c'è una storia che Elisa True Crime spiccia me casa, quindi mo la scopriamo insieme. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Entriamo nel Chelsea Market. Qua dentro trovi cibo da tutto il mondo e noi lo proviamo, ma mentre lo proviamo ti racconto anche la storia appunto di sto luogo, perché cominciamo con sta fontana che, come vedi, è fatta con punte di trapano e tubi riciclati da una vecchia azienda. Oltre al fattore hipster, venite a mangiare da noi perché abbiamo le robe tutte mezze industrial scassate. Questa roba è vera, nel senso, nel 1912 in queste stanze si è inventato l'Oreo. Questa era la vecchia fabbrica della Nabisco, l'azienda degli Oreo, dove un uomo, Sam Porcello, nel 1912 inventa la crema degli Oreo qua dentro. Però poi durante gli anni la fabbrica perse un po' di smalto, venne dismessa, finì abbandonata. Cominciamo a far colazione. Amy's Bread è di Amy Shermer, però l'avevo detto bene, comunque una signora, 30 anni di esperienza, fa pane e dolci. Adesso è una catena, ci prendiamo qualcosa e ti continuo la storia di questo postaccio bello. Non so ancora che prende, pure le torte sono belle antipatiche, ma mi sa lei. Tiè, lei costa $4.50, ma tra tasse e mance tutto ti arriva anche a $7, compreso il succo di mela, perché sono un viziato. Guarda che bellezza, si chiama Sticky Donut per un motivo. Le dita te le appiccica davvero, porta onore al nome. È proprio una cosa grassa. Un saluto al... Ciao, ciao. Ciao Lorenzo. Oh. Lorenzo. Paolo è vicino Napoli, Montenè. Montemuro. Montemuro. Ora andiamo a vedere dov'è. Thank you, bye. Che bella gente, abbiamo parlato mezz'ora, sto a riprendere la sticky donut. Lo vedi il dentro? È molto cinnamon roll, però con queste aggiunte di quello che vuoi, dal caramello salato al cioccolato, te lo fanno in tutti i tipi. Alla fine in bocca ti rimane sta cannella. La skin malvagia di un cinnamon roll. E se pensi che con le colazioni abbiamo finito, ti sbagli, perché mo facciamo la seconda colazione. Doug Nattery. Qui fanno delle mini ciambelle, quelle là. Ti scegli dove intingertele e poi a quel punto te le prendi. Quelle là sono le nostre, mo ti racconto a che gusti l'ho preso. E quindi ci abbiamo queste e queste. Qui c'è scritto pig, ti starei chiedendo perché. Perché queste qua sono quelle dello sciroppo d'acero, bacon e patata viola. Il profumo è proprio di pancake da film americano pieno di roba. Il sapore è quello di un'insufficienza cardiaca, sto alla seconda già, eh. È incredibile come senti effettivamente l'odore di maiale, pazzesco. E pensa che abbiamo pure questo, il gusto fiore. Ah. A che punto era arrivato con la storia? Perché siamo all'inizio degli anni 90 nella testa mia e c'è un uomo chiamato Irwin Cohen. Lui è il colpevole di tutte le cose fighe qua dentro. E proviamo sto flower power, gusto ibisco rosa miele. Oh, è proprio il gusto della polverina con cui si cambiava il colore ai pupazzi delle Winx. Io non so se te ci hai mai avuto una sorella e se tantomeno hai mai assaggiato la polverina con cui colorava i capelli alle Winx, però Irwin Cohen, zucchero. Irwin Cohen all'inizio degli anni 90 vede questo edificio gigante abbandonato e dice: ma io voglio fare qualcosa qua dentro. Il problema è che Irwin Cohen, questo imprenditore, non c'ha soldi. Allora dice: ma sai che è caduto il muro di Berlino da poco, non è che tanto, me ne manca un armaiale, guarda, zuccherose, ma una gira l'altra. Visto che è caduto il muro di Berlino, sicuramente ci saranno investitori russi che i soldi me li possono dare, e ce la fa. Va da questi investitori russi, gli fa vedere questo edificio, gli dice: me li date una decina di milioni di dollari? E si compra tutto l'edificio abbandonato, ma c'è un ma te lo racconto mentre andiamo in giro. Tutto questo edificio nel frattempo da abbandonato era stato occupato da criminali e prostitute. Addirittura nel seminterrato era stato commesso un triplice. Lorenzo Montatore, se vuoi che questo video venga monetizzato, mi dà che devi censurare un po' sta roba, però scelta tua. Quindi successero due cose. La prima cosa, Irwin si tirò sulle maniche. La seconda cosa, gli investitori russi che aveva contattato Irwin gli mandarono degli ex agenti del KGB a liberare, dove per liberare si intende riempire di botte, le persone che occupavano lo stabile. Cioè, l'obiettivo era difendere le persone che intanto stavano ristrutturando e i lavoratori, però anche riempire di botte. Noodles, fatti al momento. Però se li vogliamo assaggiare, dobbiamo fare sta fila. Beh, insomma, lo stabile si svuota. Irwin comincia a mettere insieme grande spaccio
alimentare. Hai capito che Irwin era un buono, sì? Cioè, per carità, ci avrà avuto i suoi lati oscuri, ma grande spaccio alimentare, non mi viene la parola, unito, mo la cerco su Google e te la dico. Ingrosso, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio, tutto nello stesso stabile. L'obiettivo era unire varie persone da varie culture, tutte con una missione comune, e fondare su questa amalgama un'azienda che andasse bene. Per questo tutt'oggi c'hai tutti sti venditori e tutte ste culture. E a quel punto piano piano si andarono tutti a specializzare nella vendita al dettaglio. Ma se pensi che la storia è finita, siamo quasi arrivati, ma intanto sto a pensare a poveri pastelli di nata, non se le batte nessuno, zero fila, e intanto qui si è pure già rifatta. Che dici, prendiamo quelli col manzo? Guarda qua, ci sta il libro delle ricette antiche, sembra quello del padre dei Kung Fu Panda. Siamo il numero 5, ma intanto puoi vedere, thank you. Le persone qua sono parecchio gentili, puoi vedere in diretta come si fanno i noodles. Lui mi sta troppo simpatico e adesso ti fa il gioco. Prima schiaccia l'impasto, poi lo sbatte fortissimo e a quel punto comincia la preparazione. Quelli che appena hai preparato mi sa che sono i nostri. E ti direi che mangiamo proprio qua, più o meno intorno ai $14 il ciotolone. Io l'ho preso con la zuppa. Guarda che bellezza. Ho preso quelli col cumino. Il profumo non puoi capire che magia che è. So sicuro che riesci a sentirne il sapore anche solo con gli occhi. Vediamo un attimo prima di tutto la zuppa. È molto buono. È che ho riso perché davanti a me il signore ha sbattuto l'impasto di noodles come un padre di famiglia londinese degli anni 80 che torna a casa ubriaco e scaraventa il fio sul muro. C'è qualcuno che si è preoccupato al bancone, gli ha fatto proprio boh. Ora mi sporcherò, te l'ho detto, quindi non ti preoccupare. A parte che al morso sono corposi in una maniera, ma poi buoni, veramente buoni. Gommosi, resistenti al morso e con una composizione di spezie, erbe, aromiche, un po' piccanti. Intanto il signore sta continuando a menare gli spaghetti, è anche leggermente sexy, sai. Vediamo se fa quello per cui ho riso prima. Li ha presi, li ha scaraventati. Oh sì, chiamami papi. Prima li ha usati proprio come frusta. Comunque, veramente degni. Sto cucchiaio orribile ti obbliga a mangiare come un vandalo, un barbaro. Ma che goduria. Ti stavo raccontando di Cohen. I primi tempi qui non furono facili. Poco prima dell'apertura e anche un po' dopo l'apertura, le prostitute, i criminali no perché avevano già menati tutti quelli del KGB, ma le prostitute lavoravano qui in zona, staccavano tardi la mattina e fermavano proprio le banchine di lavoro perché le usavano come posti dove cambiarsi. Solo quando finivano permettevano ai lavoratori di aprire le banchine. Cohen però continua a crederci, vuole riabilitare l'area. E ce la fa. A quel punto succedono un po' di cose e mo te le racconto mentre andiamo al prossimo posto da provare. Se vedete le persone con le medaglie al collo è perché c'è stata mo la maratona a New York. E se continui a camminare arrivi alla YouTube Area, un posto organizzato per youtuber, c'è la connessione, puoi fare video là. Poi ti racconto perché c'è un motivo per cui stia qua. Però intanto magari mi chiedi, Lorenzo, ma connessione internet così pubblica senza nessuna protezione mi conviene? Tra un po' c'è Natale e accanto a noi, come uno scudiero con gli occhi pieni di ardore, c'è NordVPN. A parte che shopping online senza tracker, cookies, malware, te lo fai col threat protection loro che ti ho già raccontato cos'è. Ma oggi ti racconto di NordPass, il nuovo servizio di NordVPN che ti dà la possibilità di creare password, immagazzinare password, immagazzinare i dati della carta che usi per lo shopping sui siti che magari dici E la cosa caruccia è che se ti dimentichi una password, appunto NordPass ce l'ha lì, quindi la prende e te la mette da solo e tu puoi continuare a comprare roba inutile ma colorata e pucciosa. Quindi oltre a proteggerti nel mondo con la VPN che ti dà la possibilità di accedere a qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi parte del mondo, thank you, c'era scritto push, sì c'era scritto push, ma ti proteggi dalle minacce online e con il piano biennale oltre a NordVPN hai pure NordPass. Io ce l'ho ora e se ce l'avrai anche tu non ti troverai mai come me 2 giorni fa a New York con la password di Booking dimenticata alle 3 di notte, avendo il codice di accesso della porta su Booking, a dover cliccare password dimenticata al freddo perché non avevo NordPass e soprattutto non avevo la SIM italiana dove sarebbe arrivato l'SMS per fare la nuova password di Booking. E quindi senza NordPass piru piru a New York di notte. Sto a far giro del palazzo comunque per un motivo. Non t'ho fatto capire bene quanto sia grande il Chelsea Market. All'inizio erano 17 edifici insieme e l'entrata del palazzo è questa qui.
Shiba. Mo facciamo la fila per i taco, che questa è un po' una crepa del Chelsea Market, è chilometri di file solo per arrivare là in fondo. Anche qua ho pietà di qualcuno, perché là i taco sì, ma invece di passare nada qua c'è la cucina coreana vuota. Cioè, ma perché, poracci, dopo ci passiamo. Questo ti fa capire che food blogger sono, per un ristorante vuoto ci vado. Un genio, mio nonno sarebbe orgoglioso di me. Dopo 44 anni eccoci qua. Quello non è un kebab, è un intero manzo che sta soffrendo con un ananas sopra. Guarda là che roba. E puoi scegliere anche l'impasto di tortilla, l'impasto di peritaco. E eccoci qua, la nostra adobada. L'adobada è un tipo di marinatura spagnola. Si fa con questa salsa piccante, con l'aceto, l'aglio. In particolare si prepara con il maiale marinato in questa salsa. E ti costa sui $7. Ma io devo continuare a raccontare The Coin, del vecchio Irwin. Guarda che bellezza. Anche qua super speziata. È tutto cibo che magari non ti conquista per la genuinità. Senti comunque che ci sta un sottofondo di commerciale. Però te lo mangi con la mania di voler assaggiare tutto, presa bene, girando tutti sti posti. Ah. E sinceramente è pure più buono di quanto me l'aspettassi. Pensavo fosse ancora più turistico. E invece guarda che bello anche solo l'impasto, il colore della carne. Non è robaccia. Ti stavo a dire, Cohen. Ho salutato due ragazzi californiani troppo simpatici. Cohen, le cose vanno bene al vecchio Irwin. Lui lavora con la figlia, all'inizio 67% degli impiegati che lavorano qui sono donne. Succede una cosa brutta, questa cosa brutta si chiama 11 settembre. Qualcuno deve organizzare il rifornimento di cibo ai soccorritori, ai soccorsi, alle zone in pericolo. Il governo sceglie Irwin. Il Chelsea Market diventa lo snodo principale dove arriva il cibo e dove si spedisce il cibo a chiunque debba arrivare. Dopo la tragedia Irwin organizza tutto. E questo lo porta a un salto di carriera. Il governo lo assume e lo mette a capo di una parte dell'organizzazione ricostruzione post 11 settembre, andandolo a inserire addirittura nella pianificazione dei lavori di alcune task force. Mi fa troppo ridere. Di alcune task force, te stava a dire, come quella dell'organizzazione contro il riciclaggio del denaro sporco in zona. Cioè, questo era un imprenditore con una vita da agente segreto, semplicemente perché sapeva organizzare le cose e mettere insieme gente. E noi quindi gli dedichiamo un hamburger. Bisogna fare la fila di 3 ore pure qua. E la storia però intanto non è finita, Manca ancora la parte dei miliardi di dollari. Questo se la gioca un po' sul bio, quindi tutti i prodotti che vengono dalle fattorie qua vicino. I milkshake hanno nomi lunghi, 2 righe, perché Green Market Strawberry, questa cosa la facciamo noi, siamo genuini, originali, organici. Però può essere che è buono, quindi mo mi metto là e piamo panino e milkshake. Qua è arrivato il milkshake alla fragola e l'hamburger mo arriva diretto da là. Lei è Mary, è stata gentilissima, ci ha dato il nostro panino, ha detto che presto verrà in Italia. Ciao, grazie. Ecco il nostro paninazzo. Me l'aspettavo un po' meglio. Dentro c'è cipolla, cetriolini, roba. Forse il pane però me l'aspettavo più carino. Gli hamburger qua vengono. Oh, la cipolla si sente, si avverte. Come la sveglia dell'iPhone che non è ancora partita ma sta per partire. Ci sta. T'ha già rotto 3/4 di palle. Non ancora tutte, però sta là. Il pane me l'aspettavo meglio probabilmente, le stava a dire. In generale qua gli hamburger vengono dai 12 ai $18. Buono il cetriolo, buone le salse e buona la cipolla. Il pane è un tontolone e la carne è secca. Non è cattivo, però non lo riprenderei mai. Mi sta simpatica Mary, la signora, quello tanto. Ma voglio provare. Ancora una cosa almeno e finite di raccontare Irwin. E prima di entrambe queste cose. Quanto sono buoni i milkshake. Non ti dico che senti la fragola, Però sto gusto dolce che vorresti ti possa riempire le vene. Sa di regalo di compleanno che te fai da solo. E quindi questa scusa te lo puoi pure festeggiare tutti i giorni. Tanto chi te dice nulla. Paghi te. Ecco, famo compagnia ai coreani. Prima te stava a dire che mancava nella storia di Irwin Cohen la parte dei miliardi. Mo ci arriviamo, però intanto direi che ci prendiamo un bibimbap. E eccolo là, lo stanno a preparare. Anche perché siamo in 3 a mangiare qui, quindi. Nel 2003 c'è la prima grande vendita delle azioni di Cohen del posto. Lui, a parte che stava facendo questi lavori col governo, 3.000 impegni. Aspetta un attimo, pausa. Ti stava a dire, ma a parte il fatto che Irwin quindi faceva un sacco di cose e poi un imprenditore è come uno squalo, no? Non si deve fermare mai, quindi sempre roba nuova. Ma a parte questo, nel 2018, ti ricordi prima ti ho detto la zona degli youtuber dove registrano? Nel 2018 Alphabet, che vuol dire mamma Google, si compra tutto sto spazio per 2 miliardi e 4 di dollari. Quindi noi oggi stiamo mangiando, dando i nostri soldi a Google. Ecco il nostro. Mannaggia, ecco il nostro
bibimbap. Io l'ho preso il pollo, ma naturalmente ci puoi mettere quello che ti pare. Te devo dire, non mi ispira per niente. Il pollo c'ha un aspetto orribile, sembra il figlio di un rapporto proibito tra tonno in scatola e manzo tin. Il profumo non è invitante. Questa dovrebbe essere la gochujang, la salsa piccante che non sa di piccante. Mischiamo un po'. Mamma mia che brutto, cioè il riso sembra un pappone. E assaggiamo. Non è piccante, non è buono, non è cattivo, non... ma probabilmente sta piacendo solo a lui. Sa proprio di nulla. L'unica cosa che avverti è acido. Diciamo che inizi a capire perché sia l'unico posto vuoto là dentro, insieme ai pastelli nata, che adesso non proverò. Però se ci pensi, questa è la mia unica botta di vitamine di oggi. Veramente una brutta scelta, mi sa che pure costa un po'. C'è scritto qua, $17. Questo e il panino sono state praticamente le cose più costose di oggi e le più cattive. Mannaggia a loro e mannaggia a chi non glielo dice. La storia di Irwin e del Chelsea Market l'ho finale raccontata. Ma prima di andare via, salutiamose così. Il Ciotte Mia. Spero di averlo pronunciato bene. E eccolo, il nostro Bati da Morgue. $14. A parte la mia pronuncia, come al solito, questo pollo indiano è fatto nel tandoor, no? In forno d'argilla. Questo in particolare di pollo, l'argilla l'ha vista una volta, ma non è riuscito a salutarla perché andava di fretta. È fatto al forno normale, altro che grigliare al carbone. Come si fa? Perché non c'è solo pollo. Ci sta un mix di spezie particolarissime, il garam salama. E poi c'è quest'altra cosa un sacco carina, che il pollo è marinato in questo yogurt speziato. E esce sta roba profumata. Vediamo com'è. Allora, non è, sto a mangiare pure le cipolle, non è buono come quello di Willu a casa mia. Ciao Willu. Pure Willu io pronuncio sempre male il nome. Però è molto tenero, molto speziato, e non è un male. Questa salsetta qua è bella simpatica, fresca, yogurtosa e con una bella nota acida, che con tutto sto piccante si sposa bene. La lingua tua impazzisce, non sa più che pensare. Picchi di piccante, scivoli di acido, un bel serio scendi. Con questo abbiamo finito le cose da provare qua. In realtà mancano ancora un paio di posti, tipo pizzeria e le pastelle nata, però... Namo! Allora, com'è il Chelsea? Devi guardare un attimo una cosa. Non l'avevo visto proprio. Google davanti al Chelsea Market. Giustamente, padroni di casa. Te stavo a dire, com'è il Chelsea Market? Te lo descriverei come un luogo con una bella storia in cui non andrei apposta per mangiare, soprattutto tutti i giorni, ma almeno una volta nella vita mia per scoprirlo, sì. In generale ci sono dei posti davvero validi. Il cinese secondo me, o altri che non vedo perché siano ancora aperti, tipo il coreano. E altre cose che se passi di qua, ci butti un occhio, ti fa piacere metterle in borsa, tipo lo sticky bun di stamattina. Io spero che ti sia piaciuto scoprire la storia del Chelsea Market, sto postaccio qua sotto. La zona... La storia del Chelsea Market stava di e del suo fondatore, il signor Cohen. Noi ci vediamo a un prossimo video. Come al solito qua sotto, Pratt ti sfido a, se vuoi suggerire un prossimo video da fa, oppure me lo scrivi su Instagram, dove te pare. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Io come al solito, sto video non ti ho detto nessun fallo, ma è sempre quello. Fallo forte, fallo sempre. Io mo torno a mangiare, però in video che vedrai poi e su cui non ti faccio spoiler. Te ne faccio uno piccolo. Non so tenere i segreti. Ravioli cinesi. Bella zia.